Torniamo sull'approfondimento di serata e naturalmente Minoliti mi aiuterà non solo a dare le opinioni, anche a fare il giornalista, perché dobbiamo proprio mettere in mezzo il direttore Meluso, ci deve raccontare tutto quello che è successo. Alfredo, però parti prima con le notizie. La carrellata assoluta di notizie passa da questo cerchio da chiudere per quanto riguarda i difensori centrali. Domani Calafiori sarà a svolgere le visite a Londra con l'Arsenal ed è un'operazione da 50 milioni più bonus. Simultaneamente e contemporaneamente Huijsen sarà in Inghilterra per svolgere le visite con il Bournemouth, operazione da 15 milioni più 4 di bonus e 15% di eventuale futura vendita. Il cerchio si chiude perché da domani la Juve lavorerà per chiudere Todibo, è un'operazione che vede gli accordi totali con il ragazzo da tempo, da metà luglio, gli approcci un mese fa, come abbiamo raccontato con il Nice, operazione in prestito oneroso da 5 milioni in su, che io sappia, più un diritto di riscatto che può diventare obbligo. La Juve ha battuto la richiesta iniziale che era di 40, secondo me possiamo andare anche sotto i 35 milioni e quindi si chiude il cerchio dei difensori, ma per la Juve non basta, perché il sacrificio di Sulè, che è stato un sacrificio vero e come dicevo prima durante il momento social Motta lo avrebbe confermato non volentieri di più, deve comportare l'inserimento del trequartista che la Juve cerca, vuole dire quasi a qualsiasi condizione, perché è un inseguimento che dura da mesi e perché oggi non ci sono grandi alternative. Allora, torniamo sul Napoli, poi ovviamente Alfredo parleremo di Napoli, ci sono state le dichiarazioni di Lorenzo che ha detto non resto per Conte, io resto per il Napoli, però direttore, perché a un certo problema davvero spinoso. Cioè la Juve in questo momento è in una situazione di svantaggio, cioè questo bisogna dirlo. Rispetto, no, hai talmente ragione. Ecco, grazie. Hai talmente ragione che c'è un mese di tempo per scongiurare una cosa che nessuno vorrebbe. Cioè io credo che non la vorrebbe neanche Chiesa in questo momento, perché è vero che la prima cosa che tu pensi è va in scadenza, poi arriva Marotta, arriva Conte, arriva qualcuno e ti dice l'anno prossimo ti porta a zero. Però non converrebbe a Chiesa, perché vivrebbe un anno in cui lui sa già di non essere nei programmi e lui secondo me ha bisogno di giocare. Oggi la Premier non c'è mai stata, domani è un altro giorno, come diceva il nostro amico, e negli ultimi 15 giorni di mercato può venire fuori anche qualcosa di clamoroso. Non voglio andare sulle suggestioni, ma le abbiamo già date, sono suggestioni e devono diventare notizie. La Juve deve chiudere queste due operazioni in entrata e poi deve fare un'altra cosa, dare subito a Motta un esterno offensivo, perché se tu guardi la Juve di adesso, avendo preso Sulè a destra hai UEA, a sinistra hai Yıldız, Chiesa separato in casa e Kostic che è sul mercato. Quindi le due priorità, e abbiamo fatto dei nomi che sono dei nomi verosimili. Sancho, se resisterà ad aspettare la Juve, o con Sesa o a sinistra, faranno un investimento tra Adeyemi e Galeno, che piace moltissimo anche Galeno. Nel frattempo ci sarà il problema Chiesa, però se tu dai il 70% della squadra a Motta adesso puoi anche aspettare un po' per dargli l'esterno. Allora andiamo in Germania, perché oggi ha seguito la partita, ha intervistato Thiago Motta, che tra poco sentiremo, Giovanni Albanese, ritiro Juventus, ben ritrovato, buonasera.